Il capitano Giampiero Corlito, vieni avvicina. Che ancora sei nel basket, sei tra i pochi che ancora sono attivi nel basket. Come dirigente. Esatto, dirigente, vicepresidente ADR. Dirigente ADR. Diciamo consigliere del presidente, ecco. Esatto. Quindi qual è il tuo ricordo migliore di quell'anno a Catania? Ma tutto, i compagni di squadra, la città innanzitutto, i tifosi, con la quale è rimasta ed è nata una grande amicizia. Dopo 24 anni siamo qua, questa è la dimostrazione. Ogni volta che torni a Catania da avversario invece che emozioni provi? Quest'anno sei stato a Leonardo, per esempio, sì, sei stato al Paradiso. Bello, perché incontro sempre tanti amici, quindi è un'emozione diversa che incontrarli da avversario, ecco, quando giocavo. Ok, e di quell'anno cosa ti porti nel cuore a prescindere dal gruppo? Non so, un episodio, una partita, un canestro particolare, la festa finale, non so. Sì, no, di canestri ce ne sono tanti. L'episodio è la vittoria a Marsala, nella finale, quando abbiamo perso la prima in casa, si disputava al meglio delle tre, quindi ci davano per spacciati, e poi invece abbiamo fatto una grande partita, e quella secondo me è stata la soddisfazione più grande, ecco. Perfetto, a chi cedi la palla? Chi parla adesso? Adesso parla Ciccio Marino, l'unico catanese che giocava con noi. Perfetto, grazie. Ciao.